Consorzio industriale, siamo davvero alla svolta decisiva? Siamo alle battute finali, abbiamo dovuto avere a che fare con una burocrazia piuttosto pressante, abbiamo dovuto mettere con un avviso pubblico, individuare i professionisti che procederanno ufficialmente al processo di fusione. Hanno un tempo massimo di 6 mesi, per cui però visibilmente tra settembre e ottobre massimo si arriverà alla fusione di 6 consorzi industriali per arrivare alla formazione dell'ARAP. In questo modo la Regione Abruzzo si avvia ad avere una uniformità del processo della geografia industriale ed economica del suo territorio. Certamente i benefici si vedranno nel tempo, allora quando i poli di innovazione e le reti entreranno in sinergia formando i cluster sul nostro territorio ed ottimizzando i servizi che attualmente non sono così. Attualmente abbiamo dei consorsi che hanno alcuni servizi, altri consorsi che quei servizi non ce li hanno, anche con dei prezzi e dei costi diversi a seconda delle aziende che vi appartengono o meno.